amatoriale abbiamo deciso di fare un viaggio in giro per il mondo, nei continenti più lontani. Però non dobbiamo dimenticarci dell'importanza dei luoghi di ogni giorno, vicini a noi. Abbiamo deciso quindi di visitare questi luoghi con i nostri momenti di preghiera. Da dove partire se non dalla casa? In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo di Luca. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Questa casa non è un albergo. Chissà quante volte abbiamo sentito questa frase. Anch'io ogni tanto la ripeto a mio fratello Lazzaro e a mia sorella Maria. Sono sempre presi da mille cose e mi lasciano sola a sbrigare le faccende di casa. Scusate, mi sono dimenticata di presentarmi. Il mio nome è Marta e abito con i miei fratelli in un piccolo villaggio di nome Betania. La mia passione è tenere in ordine la casa. Mi piace vivere in un ambiente accogliente e non si sa mai che arrivi qualche amico a trovarci. E noi abbiamo un amico molto speciale, di nome Gesù, che ogni tanto, quando è in zona, ci fa visita. E quando arriva lui, ci si sente ancora più a casa. Per commentare questo pezzo di Vangelo e questa storia, abbiamo deciso di leggervi le parole del Papa. Alcune settimane fa, in questa piazza, ho detto che per portare avanti una famiglia è necessario usare tre parole. Voglio ripeterle, tre parole: permesso, grazie, scusa. Tre parole chiave. Chiediamo permesso per non essere invadenti in famiglia. Posso fare questo? Ti piace che faccia questo? Col linguaggio del chiedere permesso. Diciamo grazie, grazie per l'amore. Ma dimmi, quante volte al giorno tu dici grazie alla tua mamma o al tuo papà o ai tuoi fratelli? Quanti giorni passano senza dire questa parola, grazie? E l'ultima, scusa. Tutti sbagliamo e alle volte qualcuno si offende nella famiglia e alcune volte volano i piatti, si dicono parole forti, ma sentite questo consiglio: non finire mai la giornata senza fare la pace. La pace si rifà ogni giorno in famiglia. Scusatemi, ecco, e si ricomincia di nuovo. Permesso, grazie, scusa. Lo diciamo insieme? Permesso, grazie e scusa. Facciamo queste tre parole in famiglia: perdonarsi ogni giorno. Ecco, vorremmo quindi lasciarvi questi spunti per riflettere sull'importanza del luogo della casa e su come lo viviamo ogni giorno e nella nostra quotidianità. E vorremmo che queste parole, permesso, grazie e scusa, possano ricoprire un ruolo importante nella nostra quotidianità e che questo possa essere un motivo di riflessione.